Concludo, introduco il dottor Milani, altro medico di Bologna, okay, che opera vicino a Bologna, che va a casa a curare veramente le persone e non le lascia morire. Grande applauso per il dottor Milani. Grazie, grazie, grazie a tutti. Allora, va bene, e io mi ero fatto una scaletta, poi in macchina l'ho cambiata. A me piace più andare a braccio, vabbè, oh. E allora, che dire? Vabbè, e si dice sempre ripetita iuvant, ok? Per cui quello su cui secondo me bisogna insistere fino all'esasperazione è che il Covid, come è stato già detto e dimostrato ampiamente, il Covid si cura e soprattutto si cura a casa. Allora, il discorso... No, no, ragazzi, se no... Fate come lui, cioè, applausi tanto, tanto giusto, tanto fra di noi si sfonda a porte aperte, ragazzi, sicché non c'è bisogno di dimostrarci niente a nessuno. Allora, al di là di tanti proclami che poi si sentono in televisione o altre cose, io faccio parte di quella categoria che all'inizio, e sarebbe stupido non ammetterlo, come tutti quanti, non sapendo con che cosa avevamo a che fare, sinceramente io per un periodo almeno dal fine febbraio fino ai primi di aprile ci sono stati dei momenti in cui ho portato anche una doppia mascherina. Cazzo, cioè, vedevi la gente che moriva, non sapevi con cosa avevi a che fare, a quel tempo bevevi a boccia tutto quanto quello che usciva dalla televisione, per cui tamponi, virus e morti per la strada in Cina che vedevi cascavano in terra come perecotte, eccetera. Che sinceramente una fase di paura l'abbiamo passata tutti. Guai a dire, cioè io non credo assolutamente a nessuno di quelli che dicono no, ma che sì, io ho fatto, no, ascolta Ciccio, ci siamo tutti quanti, ce la siamo tutti quanti fatta sotto all'inizio, perché ringraziavi il cielo di portare a casa la pelle la sera. Poi a un certo momento viene fuori il dottor Stefano Manera che dice: guardate che qua da noi hanno fatto delle autopsie contrariamente a quello che erano stati consigliati e qui la gente muore di tutt'altra cosa, non è la polmonite. Allora ti si accende una lampadina, allora dici: cavolo, ma come? E tutto quello che hanno raccontato fino ad oggi? Allora incomincia a cercarti, no? Cioè incomincia a cercare persone che come te credono che probabilmente non è tutto quanto vero. Vai. Ci siamo, c'è. Hanno cercato di boicottarci, ma noi c'è. C'era un complottista qui dietro che ha cercato di fregarci, ma noi duri. Allora, dicevo, tutti quanti noi abbiamo avuto paura, però quando ti si comincia a accendere una luce in fondo al tunnel, a che punto cerchi di ragionare? Allora cerchi colleghi con i quali
interloquire. Il problema è che eravamo sotto lockdown, per cui è stato difficilissimo riuscire a cercarci. E che è successo? È successo che quando abbiamo cominciato a ragionare fra di noi ci siamo accorti che c'era non una cosa, ma neanche mezza cosa che tornava in tutta quanta questa narrazione. A quel punto però la paura, il terrore che era stato inculcato nella gente, mentre taluni l'avevano elaborato e per cui stavano uscendo da questo terrore, la maggior parte della popolazione ci è rimasta dentro, inglobata come in una rete. E quel ritornello tutti i pomeriggi delle 6:30, delle 18:30 che tutti quanti voi vi ricordate, cioè c'è rimasto qui dentro. Quindi quando un paziente sta a casa, c'ha la febbre, e io l'ho già detto, se ciascuno di voi domani mattina c'ha 38 di febbre e la tosse, avete voglia di fare fenomeni, cioè in un angolino del vostro cervello la paura prende sopravvento, ma questo è assolutamente normale, ok? Nonostante che tu possa elaborare questo concetto della paura, quella ti rimarrà sempre. Quello che invece, e su questo punto, chi sta cercando di stravolgere completamente il mondo, perché qui è una cosa a livello mondiale, ci sta purtroppo giocando con la vita delle persone. E quello che fa più rabbia è che la nostra classe medica, per cui sanitaria, e soprattutto anche i giornalisti, per cui tutto quanto in mainstream, si sono schierati contro quella che è la parte più forte. Troppo facile, no? Che ci vuole? C'è Golia e c'è... sta dalla parte più forte, è facilissimo. Allora io vorrei che, come ho detto più volte, su questo palco si potesse fare come alla Versiliana, che è un posto a Viareggio dove chiunque, intellettuale o altre cose, si riuniscono, chi la pensa rosso, chi verde, chi nero, chi blu, e c'è un dialogo, una conversazione. Per cui a me garberebbe che su questo palco domani mattina, insieme a me, insieme a altri colleghi che vanno a casa a curare, perché abbiamo anche qui anche un altro medico qui di Bologna che è il dottor Capobianco, che anche lui va a casa a curare le persone, abbiamo la dottoressa Tronconi, che anche lei è un'altra, la dottoressa Dondini su di Monterenzio, poi io, che io sappia, Riga, vabbè, meglio pochi. Ma allora perché non vengono questi signori giornalisti o chi non la pensa come noi, in modo che si possa avere un dialogo, ma non per dire io ho ragione oppure io sono il possessore della verità e te invece non capisci niente, no, per spiegarti che questa è una patologia, come è già stato detto, che se da un lato è grave, ma lo è perché non è presa per tempo. Perché se te la prendi per tempo, questa è una patologia che porta a morte in rarissimi casi. E uno dei problemi grossi qual è? È che ciascuno di voi ha sicuramente dei conoscenti, degli amici o amici degli amici che dicono: cavolo, questo aveva 30 anni, come è successo alla nostra amica del nostro gruppo, e purtroppo è morto. Ho capito. Allora io vi porto due esempi. La prima, quando ero piccolo si giocava a cavalluccio, ok, che saltavi sulla schiena di quello che stava giù sotto a quattro zampe. Successe una volta che un nostro amico piuttosto grassottello cascò invece che al di là della testa sopra la colonna vertebrale, quella da 50 anni su una sedia a rotelle. Il secondo esempio è che se andate a vedere sui giornali di tantissimi anni fa, successe una volta a Firenze, perché io sono di Firenze, che uno dei tanti lucernari che sono fuori, che sono in ferro battuto, fatti centinaia di anni fa, eccetera, in quell'occasione, quel giorno, quel gancio che per centinaia di anni era rimasto lì, decise di rompersi. Su chi cascò? Su un turista. Allora, nella mente di tutti quanti quelli che hanno assistito a questi due episodi ti rimane quell'unico episodio
che non rappresenta, per quanto possa essere tragico, la regola, rappresenta l'eccezione. Per cui il discorso di insistere tanto sulla morte, la morte, la morte, il terrore, la paura, cioè questo va rimosso, perché queste eccezioni ci sono e ci saranno sempre, sempre. Il tasso di mortalità zero non esiste, non esiste. E allora ti dicono, sì, ma te non porti fuori argomenti scientifici, al che ti casca le braccia, perché che cosa ti dicono? Sì, tutti quanti, le domande che ti fanno, dice, sì, te la pensi così, e tutti questi morti? Cazzo, redaglie con tutti questi morti, cioè ti sei spiegato fino all'altro giorno il perché questa gente sta morendo, te l'abbiamo detto ora, e poi tutti quanti questi ricoveri? Allora io ti dico, ritieni che sia un virus mortale? Oh, porta a morte? È gravissimo? No, ti rispondono di sì. Guarda, voi è facile, mi spiegate di no, e gli altri ti rispondono di sì. Perfetto. Se fosse così veramente mortale, che ti ammazza, che bisogna stare con la mascherina, al distanziamento, farsi i vaccini, cazzi e ballazzi, cioè, ti consiglierebbero tachipirina invece d'attesa? No. No, ditelo. Cioè, per cui, cioè, di cosa stiamo parlando? Bisogna rimuovere dalla testa delle persone il concetto che questo sia un virus mortale, perché io, come anche altri colleghi, eccetera, che ai quali i pazienti arrivano dopo tanti giorni perché purtroppo i loro medici non vanno a casa a visitarli, e io sono uno di quelli che a visitarli ci va così come mi vedete, ok? Siamo la prova provata che non abbiamo a che fare con questo virus mortale. Allora invece, perché gli ordini dei medici, perché i giornalisti, perché i colleghi, invece di darci le solite frasi della minchia, no vax, no mask, negazionisti, complottisti, terrapiattisti, non ci mettiamo intorno a un tavolo, ma non con le soubrette, voglio finire l'intervento, no, e ragioniamo, perché tanto io lo so che te che mi dai di negazionista hai paura, lo so perfettamente, ma io ti spiego che non devi aver paura, perché se hai paura sei fottuto, perché ti si abbassa il sistema immunitario, perché ci sono le cure, semplicemente ci sono le cure. E noi andiamo a vedere a casa persone dopo 10-15 giorni, e ve lo può testimoniare anche un paio di persone che sono qui dentro, in questa piazza, ok? E nonostante tutto, nonostante che te per i successivi 5 giorni, vi posso garantire, dormi male perché non sai come andrà a finire, sono completamente guarite, assolutamente. Per cui io ho tenuto a casa gente per 5 giorni con una saturazione da 63 a 72, 6372, se pensate che l'USCA con 92 ti ricovera obbligata e con 80 ti intubano, ma non è questione, questa è la dimostrazione che è una patologia che anche al massimo arrivi più tardi, ma riesci a curarla. E poi è chiaro che ci sono sempre le eccezioni, ma te intanto dai la cura, arriva per tempo, poi voglio vedere come la mettiamo. E poi volevo chiudere l'intervento, se no poi sono troppo prolisso, e volevo fare un appello. Un appello a quella soubrette che in pieno lockdown a noi popolo di rincoglioniti e di decerebrati ci ha insegnato a lavarci le mani e a mettersi la mascherina, ok? Io gli vorrei chiedere, ma con tutto il cuore, ma ci risegni come si fanno a fare i tamponi rettali? Perché non si è capito. Ciao a tutti.